Questo concerto è dedicato innanzitutto alle donne afghane, per la loro vita passata, per il presente che è pieno di incertezze e per il futuro. Ma attraverso questa dedica alle donne afghane vogliamo davvero rivolgere, come dire, una dedica a tutte le donne che si trovano in difficoltà, che subiscono la discriminazione, che subiscono la negazione dei diritti, che sono molte nel mondo. Quindi abbiamo voluto cogliere questa emergenza, questa criticità, proprio per abbracciare, ecco, attraverso questo concerto davvero, ecco, un po' tutta la condizione femminile e la condizione di chi si trova in condizioni appunto di discriminazione. Io penso che parlino più delle mie parole le immagini che ha sullo sfondo, sono alcune riproduzioni, quelle ovviamente senza copyright, di questa artista di strada che dipinge sui muri di Kabul, come potete vedere, delle tastiere di pianoforte o delle chitarre che rompono il silenzio, che rompono la gabbia, che rompono l'isolamento, che aprono le labbra e danno voce. Ecco, quindi la musica può superare tante barriere, può arrivare ai cuori. Poi però dopo questo momento di scuotimento, ecco, di unione attraverso le emozioni, c'è bisogno dell'azione, c'è bisogno della decisione anche politica, c'è bisogno ovviamente della solidarietà sociale e sono certa che arriverà, perché l'Italia si sta attivando. Ma noi oggi non vogliamo qui fare politica, ma vogliamo veramente affidare alla musica, alle immagini, alle parole delle poesie di poetesse afghane che io leggerò durante il concerto, affidare proprio loro il messaggio che arrivi ad ognuno di noi.